anche questo genere di forma musicale, della musica da camera strumentale, è una, diciamo, come dire, una scoperta, un'invenzione, un punto d'arrivo molto importante per lo sviluppo della musica. In questo senso quindi classico, perché è un tipo di scrittura in cui il compositore cerca di, in qualche modo, in questo caso Beethoven, mantenere una coerenza, un tipo di stile che lui aveva preso da Haydn, perché aveva studiato con Haydn, poi sviluppato anche molto da Mozart. Però, come diceva anche Cristiano, si sente già che Beethoven era un uomo proiettato nel futuro, ma proiettato nel futuro anche prima di tutti i cambiamenti che stavano avvenendo. Noi sappiamo bene che ci si chiede sempre, ma Beethoven era un classico o era un romantico? E non c'è in realtà una risposta, non si può dire era un classico oppure no, era un romantico. Perché come tutti gli uomini che hanno vissuto a cavallo di quest'epoca, tra il 700-800, in cui il romanticismo comincia a nascere, da tante parti, poi ci sono momenti che sappiamo, la letteratura rinuncia a un momento, in musica, il romanticismo viene dopo, eccetera, eccetera. E quindi è difficile, per fare un esempio, in Italia, visto che siamo in una libreria, un opuscolo, per esempio, che è un po' nella letteratura italiana quello che poteva essere il problema della musica, cioè non è veramente un romantico, ma non è veramente un classico, cioè la mentalità illuminista, quindi la ragione, il pensiero concepito in un certo modo, l'esistenza dell'uomo concepito in un certo modo, condizionano tantissimo lo scrittore, condizionano tantissimo Beethoven. Beethoven aveva dei valori molto illuministi, pensiamo a quello della rivoluzione francese, una delle sue sinfonie inizialmente doveva essere dedicata a Napoleone Bonaparte, no? Perché portava proprio questi valori, uguaglianza, fraternità, libertà, cioè il laicismo. D'altro canto però c'è l'influenza romantica, per cui tantissimo il compositore viene condizionato da questo nuovo modo di sentire l'essere, di vedere l'uomo e di esprimere i sentimenti. Quindi è incredibile come già in questa musica, un po' come ha fatto sentire questo tema, queste cose, pur essendo lì molto giovane, si sentissero. E tra l'altro Beethoven, oltre ad essere un pianista, suonava anche la viola, è stato anche violista in un'orchestra amatoriale, quindi diciamo conosceva tutto piuttosto bene gli arti. Comunque, giusto per fare una parentesi sul fatto che effettivamente tutto questo discorso molto interessante ci proietta su un uomo che era sicuramente pieno di contrasti e che non aveva forse alla fine un'identità storica veramente chiara. Cioè, Haydn era sicuramente un classico, ed un classico e basta. E quando sentiamo la sua musica possiamo certamente sentire qualche cosa che ci può ricordare, ci potrebbe riportare a qualche cosa di romantico, ma non c'è sicuramente una idea, una volontà di fare questo. In Beethoven si sente un grande contrasto tra i due periodi che vanno ad accavallarsi e la volontà di fare anche delle cose appunto nuove, delle cose, questo sì, molto romantico, anche se ha qualche rimando illuminista, che possono essere per i posteri, quindi non necessariamente scritte per il suo tempo, per gli uomini del suo tempo e di conseguenza comprensibili e intelligibili. Ecco, questo è un aspetto molto importante di questo uomo. Quello che manca un po' in questo quartetto è un movimento lento. Beethoven è secondo noi adesso, diciamo, abbiamo avuto la fortuna di suonare tutti i quartetti di Beethoven, e tra le cose più belle di Beethoven ci sono alcuni movimenti lenti. Se pensiamo per esempio alla cavatina dell'opera 130 oppure al terzo movimento dell'opera 132, che sarebbe la canzone del ringraziamento. Quelli che sono veramente dei capolavori, e sono sempre movimenti lenti, anche nell'opera 59, anche nella 18 ci sono dei bellissimi movimenti lenti. Manca un movimento lento nel 18 numero 4. Al posto di questo movimento c'è un andante scherzoso, quasi allegretto, dove veramente vediamo tutta la diciamo, è squisitamente classica la scrittura. Lo facciamo sentire prima di andare magari alla 95, per far sentire qual è il divario che c'è stato tra la composizione dell'opera 18 e dell'opera 95, che appunto, come dicevo prima, segna veramente una frattura chiara con il periodo classico. Magari possiamo suonare un po' fino a 32, sì, fino a 32. Thank you.
sentite come siamo veramente nell'ambito della danza, qualcosa di un po', diciamo, imparruccato, ancora, che riguarda veramente l'atmosfera del Settecento.